siamo qui al centro di Roma e vogliamo verificare quanto la misura di mostrare il Green Pass all'entrata dei ristoranti, dei bar, delle pizzerie, dei locali di Roma possa essere valida. Il Green Pass che utilizzeremo è questo, ovvero un Green Pass valido ma di una dodicenne. Si accomoda dentro? Sì. E venga, sono... A posto. Grazie. Proviamo prima questo. Questo va. Vedi, questo ah, è valido. Era un problema allora di sistema. Il tuo però è sempre rosso. Quindi il tuo non è valido. Proviamo con quello là che è collegato col ministero. Quale? Vedi, nel frattempo non mi posso prendere il caffè. Al tavolo non possiamo, perché se no diciamo se viene qualcuno ci fa male. Noi diciamo che siamo obbligati a non servire. Diciamo. Ho portato un altro bar, ma non è che me l'hanno preso. Sì, qua va bene. Ah. L'ha preso qua, a posto. No, è che l'ha preso lì, stiamo a posto. Ah, venga. Ah, era pure il BT. Ma te lo conosco. Come volete, anche tutto fuori, per me è lo stesso. Ok, grazie. Anche con un Green Pass di una dodicenne, dopo un piccolo problema iniziale, possiamo prendere il caffè. Si può mangiare? Sì, come no, devo controllare il Green Pass. Ma se uno arriva qui e le mostra un Green Pass falso, che fate voi? Il Green Pass falso sarebbe? Un Green Pass di un'altra persona. Come possiamo sapere che il Green Pass è falso? Di legge non possiamo chiedere... Il documento. Vede, in questo caso è eclatante perché ho mostrato il Green Pass di mia figlia. Certo. Nel caso in cui un cinquantenne presta il Green Pass a un altro cinquantenne, la beffa è fatta se non viene sì, la polizia. Sì, ma la colpa è tua e mia. E quando entra per esempio un gruppo di ragazzi, controllo che siano tutti nomi diversi. Cosa nostra è controllarli, poi se uno magari sa che fa viene il vigile nello stesso momento che vi richiede, poi la multa la fanno pure a chi ha il Green Pass sbagliato. Che è all'esercente? Eh no, all'esercente no, perché io ho controllato, poi se la persona dà il Green Pass sbagliato la multa la fanno a voi. Io l'ho chiuso subito, ho sbagliato io a chiudere subito l'applicazione. Vabbè, io vado in mezzo. Senia, scusi, io però le ho dato un Green Pass non valido. Io non lo guardo, cioè non guardo il nome, perché non posso essere sicura se lei. Sto dando l'autorizzazione a controllare tutto. E questo è vero. Perché lo può fare solo le forze dell'ordine. Quindi per lei basta che è verde, poi se era un uomo, una donna, una bambina. Non posso dire se è una donna. Io posso fare solo e questo che ha visto il mio. Sì, è smodo. Possibile dentro? E certo che è possibile. Il passo verde ce l'avete? Guardi la roba. Sì, e poi arriva il collega, ci sarà applicazione. Intanto accomodatevi pure. Non vale. Questa è la tua data di nascita, 2009. Eh? Leggo anche la data. Bravo. Perché ha una signora, l'ho sgamata 2012, c'ha più di 40. E in quel caso? Fuori. Cioè, a mangiare fuori? Sì. No, fuori proprio. Eh no, è nel fuori registro, arriva un controllo. Quindi ce ne andiamo? Non so, non è il suo quello che impasta? Sì, è il mio diciamo. Del 2009? Vince il premio della giornata, pane e salame, di via di Santa Maria in via, che ci ha buttato fuori e si è accorto della data. Certo, vedi possiamo che mangiare? Certo. È del 2009 questo Green Pass. Per concludere la giornata decidiamo di fare un controllo anche nelle metro, ma nessuno ci ferma. Non c'è proprio nessuno che controlla il Green Pass. Insomma, su 20 ristoranti in cui abbiamo mostrato il Green Pass di una dodicenne, solo in due non ci fanno accomodare e in un caso, dopo che abbiamo sollecitato noi di controllare la data del Green Pass, in 18 ci fanno sedere comodamente, tanto comunque il Green Pass dava verde.
e non sta certo ai ristoratori verificare la data di nascita. Questo ci hanno detto. La domanda a questo punto è: ma visto che i ristoratori non possono chiedere il documento e quindi gli basta soltanto vedere che sia verde, ma serve davvero la misura della multa per scoraggiare chi vuole comunque andare a cena fuori e non è in possesso del Green Pass?